Cari amici che state seguendo questa ulteriore lezione dall'Aula Magna dell'Università per Stranieri, se mi dite che questo pezzo è tetro, vi dirò avete perfettamente ragione, ma cosa potrebbe essere diversamente quando si tratta di un personaggio della Divina Commedia che tutti conosciamo, il conte Ugolino della Gherardesca. Questo pezzo è un pezzo di recentissima produzione, di Davide Boario, un musicista che anche voi apprezzate, ormai lo consideriamo anche lui un amico dell'Università per Stranieri, perché ha prodotto diversi pezzi che io ho suonato qua. Lo ringrazio perché questo pezzo lo avevo chiesto con molta attenzione, con molta insistenza, un pezzo moderno, sublime, moderno perché moderna è la piccola recensione che io vorrei fare insieme a voi di uno scritto tratto dai 9 saggi danteschi di Borges. Ne ho già trattato in un altro tipo di intervento, sempre in streaming. Questo scritto che appare in questa raccolta Einaudi degli anni 90, Il falso problema di Ugolino, apparve per la prima volta il 30 maggio del 1948 sulle colonne della Nación, questo periodico argentino, rioplatense, bonaerense, Buenos Aires. Ecco, voglio leggervi questo punto che mi interessa. Robert Louis Stevenson osserva che i personaggi di un libro sono filzi di parole. A questo, per quanto blasfemo possa sembrarci, si riducono Achille, Peer Gynt, Robinson Crusoe e Don Chisciotte. A questo anche i potenti che ressero la terra, una serie di parole, Alessandro e un'altra Attila. Di Ugolino dobbiamo dire che è una trama verbale che consiste in una trentina di terzine. Dobbiamo includere in quella trama l'idea di cannibalismo? Dobbiamo sospettarla, ripeto, con incertezza e timore. Negare o affermare il mostruoso delitto di Ugolino è meno tremendo che intravederlo. Tutti voi ricordate, poscia più che il dolore, poté la fama, poscia più che la fame, poté il dolore.
Nella tenebra della sua torre della fame, Ugolino divora e non divora gli amati cadaveri. E questa oscillante impressione, questa incertezza, è la strana materia di cui è fatto. Così, con due possibili agonie, lo ha sognato Dante. E così lo sogneranno le generazioni future. Ecco, questo che avete sentito prima. Vuole essere proprio il sogno di Ugolino, la piccola torma di lupi, sarebbe la famiglia della Gherardesca, Ugolino e i suoi sodali, inseguiti dalle cagne magre, sarebbero i guelfi dell'arcivescovo Ruggeri. Ma voglio andare avanti con questo incubo del conte Ugolino che ci ha tracciato Davide Boario. Un pezzo bruciante nella sua brevità. Grazie Davide di questo ulteriore affidamento che mi hai fatto. Suonerò ancora più di un'occasione questo tuo pezzo senza magari intramezzarlo dalla lettura di Borges, ma Borges è sempre un valore aggiunto. Ugolino della Gherardesca, personaggio storico, muore nel 1289, non però come lo hanno effigiato i grandi artisti del passato, mi riferisco a Rodin, la grande statua di Ugolino con i figli che sta al Musée d'Orsay, o Jean-Baptiste Carpeaux, un ex Prix de Rome, che nel 1863 regala alla città di Parigi un bronzo, Ugolino e i suoi figli, che sta alle Tuileries, mentre una statua copiata da questo Carpeaux in marmo bianco viene poi consegnata al Metropolitan Museum di New York. Questo libro che voi vedete è un libro molto importante perché è il catalogo di una mostra su tante pitture, incisioni, sculture relative a Ugolino della Gherardesca. Parliamo di Ugolino perché devo riferirmi a un pezzo di Francesco Morlacchi, il nostro Francesco Morlacchi. Nostro, doppiamente nostro, perché sapete che era nato qui davanti a questo palazzo Gallenga nel 1784, la casa era stata demolita, le famose case dei poveri, per fare spazio poi
alla piazza d'armi dell'epoca fascista, alla piazza per i sabato ginnici. No, questo Morlacchi adesso, perché si tratta di un pezzo per basso e pianoforte. Io vi do una riduzione, vi do una guida ovviamente, se volete, volete ascoltarlo, ci ascolterete, me e il basso Alessandro Avona, il 25 marzo, il giorno Dante Dei, il giorno di Dante, Dante giorno, non capisco perché bisogna chiamarlo Dei, uno dei padri della lingua italiana, gli diamo dell'anglosassone, il giorno di Dante, il 25, proprio da questa aula, credo in streaming, perché sapete i tempi sono quello che sono. Allora, voglio farvi sentire l'introduzione di questo declamato del conte Ugolino che Francesco Morlacchi scrisse a Dresda e poi magari vi spiego perché Morlacchi scrive questo pezzo. Iniziato, la bocca sollevò dal fiero pasto. Beh, introduzione molto tonitruonante, tipicamente infernale per quello che poteva immaginare l'innocente Francesco Morlacchi, uno degli ultimi neoclassici, ultimo Kapellmeister italiano, perugino, alle corti di Germania, a Dresda, appunto, la Firenze del Nord. Casa Wettin è la casa reale di Sassonia, una casa che si è talmente ramificata che, pensate, la Queen Elizabeth, che siede ancora sul suo trono a Londra, anche lei viene da questi magnanimi lombi dei Wettin, casa reale di Sassonia, capitale Dresda. Elettorato, poi regno, alleato con Napoleone, poi nemico di Napoleone, in Europa ha avuto i suoi problemi, lo sapete. Ma Morlacchi approdò a Dresda nel 1810 per una raccomandazione del conte Marcolini, un cugino di Maria Marcolini, una famosa cantante a cui Rossini dedicò il Tancredi. E questa raccomandazione fu efficacissima, perché la corte di Sassonia, i Wettin, si erano convertiti al cattolicesimo per essere anche poi re di Polonia, ma governavano una Sassonia protestante a due passi. Da lì era nato anche Johann Sebastian Bach, Handel. Quindi una conversione, direi un trasformismo, che oggi è molto di moda, anche in quell'epoca bisognava adattarsi a ben una messa pur di avere o Parigi o Dresda, seconda delle vostre scelte. I re per cui ha lavorato Morlacchi come maestro di cappella sono tre: Federico Augusto I, che muore nel 27, quindi sono già 17 anni che Morlacchi è a Dresda, Antonio, che regna fino al 36, e Federico Augusto II, che regnerà dal 36 al 54. Nel frattempo Morlacchi è morto, muore nel 1841 a Innsbruck, tornando a casa. Perché questa citazione dei Wettin? Perché uno dei Wettin, che sarà re quando Morlacchi non c'è più, ma sarà principe della corona quando Morlacchi è operativo, era Giovanni, nato nel 1801, figlio di Massimiliano, un Wettin del ramo ereditario, ma non quello principale, e di Carolina di Parma. Ecco, Carolina di Parma, una mamma italiana, voi direte, italiana importante, sì, ma muore quando è piccola, a 3 anni, quindi non ha nessuna importanza nella formazione di questo re Giovanni, di questo principe ereditario. Ma cosa succede? Perché voglio parlarvi di questo? Perché questo principe Giovanni fa degli studi giuridici,
sarà subito un illuminista, un costituzionalista, sempre nei termini dell'epoca naturalmente. Verrà anche coinvolto nella rivoluzione di Dresda del 1849, quella di Bakunin, di Richard Wagner, e sarà proprio lui, diventato re Giovanni, a far togliere la condanna a morte che aveva perseguitato per 13 anni Richard Wagner, rivoluzionario. Potremmo definire Giovanni un Bildungsbürger, cioè un cittadino di cultura. Perché? Perché ha fatto un re della cultura, non si è occupato di guerre, per fortuna, si è occupato di riforme costituzionali, sempre appunto per le possibilità dell'epoca, ma questa vocazione italiana, questa mamma italiana, la principessa di Parma, è quasi un obbligo per lui dover conoscere il paese della mamma. E quindi da principe della corona, non ereditario, perché lui era molto lontano dalla possibilità di successione, poi per una serie di eventi alla fine diventa re. Nel 1821 Giovanni fa il primo viaggio in Italia, Milano-Torino-Colorno, la reggia di Parma, la reggia della mamma, Genova-Bologna. Ecco, a Bologna, in una bancarella, in un negozio ambulante, trova una edizione della Divina Commedia, del Biagioli, una edizione storica. La compra, non conosce una parola d'italiano, ma si innamora di questa scritta lettura. Come è successo per Borges, come è successo per Pound, come è successo per Eliot, ne ho già parlato in altre trasmissioni. Vocabolario alla mano, una riga per volta, capire le parole. Immaginate studiare l'italiano così, vuol dire amore per la cultura italiana infinita, questa cultura italiana di cui noi oggi qui teniamo le fila, per quanto è possibile, credeteci, con estrema difficoltà. Secondo viaggio italiano, 1828, stavolta in compagnia del principe ereditario di Prussia, Genova e Firenze sono le città. Terzo viaggio, 1838, Roma, Napoli, Palermo, tutta la Romagna, terra fertile, vede il futuro re di Sassonia, la fertilità della Romagna, ma soprattutto Ravenna, la tomba di Dante. Perché? Perché ormai Giovanni, principe Giovanni, si è invasato della cultura dantesca. Quarto viaggio nel 1851, tre anni dopo sarà re di Sassonia, solo il Piemonte, perché va a studiare l'economia di questo nuovo Stato italiano che si affaccia alla ribalta. Ma nel frattempo si è studiato l'italiano, si è studiato San Tommaso, si è studiato la scolastica e ha cominciato a tradurre la Divina Commedia in tedesco. Tedesco libero, in prosa sciolta, Inferno 1833, Purgatorio 1840, Paradiso 1848. Perché questo Dante? Oltretutto perché lì c'è il concetto dell'imperium, della monarchia, del demonarchia, l'imperatore, lo Stato. In fondo la Divina Commedia è un'esaltazione della conciliazione fra Stato e Chiesa, fra Imperium e Papato. Ma nel 1826 il principe Giovanni aveva già fondato una Abendsgesellschaft, un'associazione serale, a Dresda e in estate a Pillnitz. Tutti i lunedì sera si leggeva Dante, quindi era forse una delle prime Dante, associazioni, società dantesche, comitati di Dante Alighieri, potremmo dire, creati non solo in Germania ma forse in Europa. E lì Giovanni, anche quando sarà re, continuerà questa tradizione, si farà chiamare Filarete, colui che ama la virtù. Questo cenacolo sicuramente ha avuto Morlacchi tra i suoi protagonisti, il musicista di corte, indubbiamente, perché no. E ecco come nasce questo Conte Ugolino. Sicuramente Giovanni chiede una musicalizzazione di questo personaggio così, così importante della Divina Commedia. Poi sapete che ci sarà una Francesca da Rimini, l'altro personaggio importante della Divina Commedia, che Morlacchi purtroppo non riuscirà a terminare, ma io vi suonerò in qualche modo quello che è rimasto. Allora, voglio andare avanti perché la bocca sollevò dal fieropasto. Cominciò
Tu vuoi che io rinnovelli disperato dolore che il cuor mi preme già pur pensando pria che io ne favelli. Ma se le mie parole esser den speme che frutti infamia al traditor ch'io rendo, parlar e lagrimar vedrai insieme. Immaginate quando Alessandro vi declamerà questa frase, qui, poi cominciò. Vi dicevo, stile declamato, il basso Benincasa, che fu il primo interprete, forse l'unico, di questo canto ugolino, era sicuramente una bella voce, ma qui non occorreva la bellezza della voce, perché nessuno fa le canzonette su Dante. Vi dicevo, scherzando una lezione fa, forse Dante poteva essere rappizzato benissimo, come farebbero oggi dei buoni rapper. E qui il declamato ci porta a questa frase: io non so chi tu sei e né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quando io t'odo. Tu devi saper che io fui il conte Ugolino e questo è l'arcivescovo Ruggeri. Or ti dirò perché sono io tal vicino, che per l'effetto dei suoi pensieri, fidandomi di lui, fossi preso e poscia morto, dir non è pensieri. Però quel che non puoi aver inteso, cioè come la morte mia fu cruda, l'udirai e saprai se m'ha offeso. Ecco, tutti sapevano della storia di Ugolino. Ugolino era stato un trasformista stile oggi. Era un ghibellino, le sorti della città di Pisa erano nelle sue mani, ma ecco, trasformista, si trasforma in guelfo. E combina un po' di pasticci, per esempio alla battaglia della Meloria, Pisa contro Genova, Pisa sconfitta, tiene un comportamento ambiguo e qualcuno dice non si è impegnato per far vincere la sua città. Quando ci saranno trattative di pace tra Pisa, Lucca, Genova, temporeggerà moltissimo, soprattutto sullo scambio dei prigionieri, perché se tornano i nobili pisani gli fanno la pelle, ovviamente lo considerano già un traditore, ci saranno cessioni di castelli non pertinenti alla giustizia di un ghibellino che dovrebbe difendere la sua. L'arcivescovo Ruggeri, un vero ghibellino, tende un agguato e sapete come finisce. Ma lui ci dice, adesso Morlacchi ci dice, Ugolino musicalizzato da Morlacchi, tu non sai però la storia che successe dentro la torre, questa non la sa nessuno, e ecco la telecamera si sposta dentro la torre, breve pertugio dentro della torre, la qual per me ha il titolo della fame, m'aveva mostrato più lune lo suo forame, la luna, già quando io feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Ecco, è stato quello che avete sentito, il sogno che ci ha fatto intrasentire poco fa Boario. E voglio andare avanti sull'inizio di questo racconto, breve pertugio. Thank you.
Ecco il sogno. Adesso bisogna saltare qui e andiamo al quando io fui desto. Cagne magre e studiose, e innanzi la dimane pianger sentì fra il sonno i miei figlioli che erano con meco, e dimandar del pane, e dimandar del pane. Lo dice due volte Morlacchi, lo ripete perché Morlacchi, ricordiamoci, è un operista. Quando io fu desto. Nel frattempo è stata inchiodata, come ci racconta Ugolino, sente chiudere la porta, quindi si capisce che questa torre non sarà mai più aperta, e Ugolino e i suoi figli, poi in realtà non erano dei figli, ricordatevi che Ugolino aveva 79 anni quando viene chiuso nella torre, quindi i figli non possono essere proprio ragazzetti, se vogliamo tenerci alla storia di Ugolino della Gran Risca. 79 anni i figli saranno settantenni o giù di lì, insomma, quanto sessantenni, ecco, anche se vogliamo scalare, arriva Puccio che ha 15 anni, mi sembra insomma un padre un po' tardivo. Allora, io non piangevo, ripete di nuovo, ma piangevano elli, ed Anselmuccio mio dissi: tu guardi, sì padre, che hai, c'è una ripetizione delle frasi. Di raggio si fu messo, voglio andare avanti perché voglio, prima di chiudere, perché so che tra poco dobbiamo chiudere, voglio farvi sentire una frase che tutti voi conoscete. Prendo prima Borges, perché Borges a un certo punto ci dice: tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. I figli dicono a Ugolino: tu ci hai dato la vita, tu ce la puoi togliere. E questo ha fatto nascere, non in Borges, ma in tutti i commentatori, Borges cita Pietro Bono, ma addirittura cita anche un Rambaldi da Imola del XIV secolo. Ugolino, se le mangiate questi figli o no? Guardando le incisioni, le sculture, verrebbe quasi l'idea, ma un 79enne può sbranare dei sessantenni, scusate, molto macabra, alla realtà.
Ma cosa dice Borges? Dice: quanto a me, penso che quella scena costituisca una delle rare falsità presenti nella commedia. La giudico meno degna di quest'opera che della Penna di Malvezzi o della Venerazione di Gracian. Dante, mi dico, non poté non avvertire la falsità, peraltro aggravata dal modo corale in cui i quattro bambini offrono, ecco, non sono bambini, ricordatevi, tutti assieme il famelico convito. Qualcuno insinuerà che siamo di fronte a una menzogna di Ugolino concepita per giustificare, per suggerire il crimine commesso. Il problema storico: se Ugolino della Gherardesca abbia esercitato nei primi giorni di febbraio del 1289 il cannibalismo, è evidentemente insolubile. Il problema estetico o letterario è di tutt'altra natura. Le si può enunciare così: Dante ha voluto che pensassimo che Ugolino, l'Ugolino del suo inferno, non quello storico, abbia mangiato la carne dei suoi figli. Arrischierei questa risposta. Dante ha voluto non che lo pensassimo, ma che lo sospettassimo. Questa è un'ipotesi molto interessante. L'Ugolino storico può avere fatto quello che vuole, dice Borges, ma l'Ugolino della finzione, l'Ugolino della Divina Commedia, ci potrebbe stare, come ci suggeriscono queste orrende immagini, che potrebbe avere fatto il misfatto. Voglio andare verso la fine, ringraziando come sempre Michele Schippa per la sua assistenza, e voglio andare proprio verso la fine, ecco. E 3D li chiamai, siamo alla agonia di Ugolino. Sentirete Alessandro a Pisa, vituperio delle genti. E con questa invettiva a Pisa, vituperio delle genti, Ugolino ritorna a morsicare, a rodere la parte inferiore del teschio incocito, ricordatevi siamo, dell'antenora, la testa dell'arcivescovo Ruggeri, che condivide il privilegio di passare alla storia per questa sua operazione di, io direi, di pulizia politica dell'epoca, perché a quell'epoca si scherzava poco. La torre di Ugolino la si vede ancora, il palazzo della Gherardesca fu demolito proprio per questo tradimento di Ugolino, e ancora oggi sul Lungarno Galilei c'è questa apertura, dove poi sono stati fatti degli scavi, sono stati trovati dei cadaveri che sono stati presunti fossero quelli di Ugolino e dei suoi sodali, poi in realtà non si è scoperto che non è Ugolino, ovviamente. Bene, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi invito a collegarci con noi il 25, il giorno di Dante, quando con Alessandro Avona vi faremo tutto il canto del conte Ugolino. Questa è una piccola partitura che io sono felice di avere riscoperto, non che non si conoscesse, ma sono stato il primo che l'ha risuonata, che l'ha fatta conoscere. Vi parlo di più di 30 anni fa, in un bel concerto agli Amici della Musica,
con Alessandro Valentini, facemmo insieme il Conte Ugolino di Morlacchi e il Conte Ugolino di Donizetti, che sarà argomento di una prossima lezione. Bene, Michele, io ti ringrazio ancora una volta della tua attenzione, soprattutto di quello che fai di contorno a queste mie lezioni. Cari amici, vi ringrazio. Davide Boario, mille ringraziamenti ancora per il tuo pezzo, che suonerò ancora molto volentieri. Arrivederci a tutti per un prossimo, non Dante, Dante lo faremo tra due lezioni. Forse farò una bella cosa su un romanzo che parla di una musica molto famosa di Beethoven, ma ne parliamo quando ci vediamo alla prossima lezione. Arrivederci a tutti e grazie.